Bentornati amici YouTube. Recentemente ho fatto un acquisto presso Futura Elettronica e in omaggio mi è stato regalato questo PCB. Cosa vuol dire PCB? È una scheda elettronica, print circuit board, cioè un circuito stampato, quello che si dice in italiano, circuito stampato. È come vedete una forma particolare, molto riconoscibile, che è un albero di Natale. Quindi volevo provare a montarlo per vedere se funziona e magari cercare di capire anche il funzionamento. Non ci sono scritte come una volta R1, R2, R3 senza valore, poi con una tabella, ma sono direttamente serigrafati i valori dei componenti con il loro appunto valore. Anzi, qua abbiamo sia la resistenza, ad esempio R5, 180, R6, 180, eccetera. Quindi abbiamo i LED con anche il colore R, V, R, quindi sono LED rossi, qua ci vuole un LED rosso, un LED verde e così via, un LED rosso, LED 2 verde. Qua ci sono due transistor BC557 che dovrò comprare, i LED probabilmente li ho in casa, altrimenti li compro. E sono comunque 8 LED in tutto, qualche resistenza, due condensatori. Qua ci va on, quindi ci va l'interruttorino, e sul retro ci va la pila, il porta batterie con una pila CR2032, anche indicato batteria CR2032, che è sostanzialmente, ce l'ho proprio qua, questa. Ovviamente non si può mettere così, ma ci vorrà il suo portabatterie che lo alimenterà. Iniziamo il montaggio del nostro alberello partendo dai componenti più piccoli. Sono quasi tutti componenti bassi tranne i due condensatori, però è meglio montare prima le resistenze, che sono i condensatori più bassi, e poi i condensatori dopo. Altrimenti se montiamo prima i condensatori, dopo non c'è più lo spazio necessario per montare le resistenze. Quindi le resistenze sono 2 da 47 K, uno qua e altre 8 da 180 ohm. Quelle da 47 K sono queste. Piego un pochettino i rofori, vediamo se ci stanno come misura. Visto che le correnti in gioco sono piccole, non tengo neanche distanza dal PCB, ma posso anche tranquillamente lasciarle appoggiate sul PCB stesso. Posso passare a dare un punto di saldatura. Un po' d'ordine. Perfetto, adesso questa è venuta, facciamo un'altra. Posso procedere a tagliare i reofori.
Bene, ho montato queste due resistenze da 47K. Ora ci sono le 8 da 180 ohm. Poi faremo un'analisi del circuito per capire cosa servono tutte queste resistenze. È un circuitino semplice, ma allo stesso tempo molto istruttivo. Anche per fare una lezione di elettronica analogica di base, diciamo. Le resistenze non hanno un verso, quindi posso girarlo come voglio, ma visto che questo circuito sarà comunque visibile, è meglio, preferisco, ma anche se uguale, girare tutte le resistenze nello stesso verso, in modo da vedere tutti i colori allineati. Facciamo il focus. Resistenze montate tutte. Potevo fare un lavoro migliore, ma comunque non male. Ecco, un altro errore da non fare se si monta questo kit è di non montare subito la portabatteria, perché altrimenti poi dopo non c'è più posto per saldare appunto il retro di questi componenti. Portabatterie si potrebbe saldare ora in questo modo. Ma magari lo faccio alla fine. O meglio, devo farlo, sì, posso farlo. Devo farlo prima di montare il condensatore anche qua, così non ho altre scocciature. Facciamolo subito. Bene, portabatteria installato. Adesso devo installare i 8 LED, che sono di colori diversi. Qua ci sono delle piccole lettere RV, RV, sono quindi rosso, verde, due transistor. Visto che sono leggermente più noiosi, installerò prima i due transistor. Hanno i pin un po' più vicini, poi come noto ne hanno tre. Ecco qua, ovviamente bisogna prestare attenzione alla piedinatura. Non sappiamo in realtà qual è base, collettore, emettitore, però c'è una sagoma e quindi noi rispettiamo questa sagoma. Vedete? Uno fatto. Secondo pilino fatto. Terzo pilino. Non mi ricordo, 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 non
E verdi, partendo il rosso. Ecco, per quanto riguarda il LED, ovviamente è un componente che ha un verso, un più o meno, un anodo e un catodo, il piedino più lungo è il più e quello meno lungo è il meno, oppure si può riconoscere guardandolo all'interno come è fatto, oppure ancora se si guarda bene la forma della corona esterna ha un tacco da una parte. Questo tacco, che equivale al pilino più corto, corrisponde al pilino più corto, è anche rappresentato qua. Vedete che questo è un cerchio con una parte dritta, quindi dobbiamo fare in questo modo: mettere la parte dritta dove è indicata in serigrafia. E qua comincia a apparire il nostro alberello con le luci che saranno i nostri LED. Bene, il nostro alberello comincia ad avere la forma quasi completa con tutte le luci di Natale. Mancano ancora da piazzare i due condensatori elettrolitici e il jumper. Io piazzerei prima il jumper, così poi posso lavorare nella parte alta. Comunque sono due zone diverse, una non dà fastidio all'altra. Il jumper di cui vi dicevo è questo. Quindi se funge da interruttore, vediamo se va a fuoco, ecco, così il circuito aperto, quando viene chiuso il circuito è chiuso. Adesso il problema è anche non perdere questo pezzettino qua, quindi quando lo si spegne conviene lasciarlo inserito da una parte come in questo modo, e quando lo si accende si fa così. Ora lo lascio qua nelle mie parti, che c'è nei miei cassetti, nel mio tappetino, che sono fatti apposta per appunto tenere queste parti senza perderle. Eccolo là, il mio jumper tra i due LED. Bene, allora mi mancano appunto i due elettrolitici. Che dire dei due elettrolitici? Sono 22 microfarad. Tensione di lavoro va sempre bene, perché qua abbiamo solo 3 volt in gioco. Sono comunque dei 50 volt, quindi ne abbiamo d'avanzo.
non dovrebbero sicuramente soffrire. Ecco, molto importante anche qua, più o meno qua, da cosa lo riconosciamo? Anche qua dalla lunghezza del reoforo, se il condensatore è nuovo. Se il condensatore viene tolto, ovviamente i reofori sono stati tagliati, quindi non si trova. Il più e il meno però è sempre indicato meno, che infatti corrisponde alla zampina più corta. Quindi anche qua rispetto più e meno, inserisco. Devo fare in modo che piegandoli vadano a finire qua, quindi devo capire che altezza. Più o meno così, più o meno così va molto bene, direi. Vado a farli andare nel proprio spazio, proprio loggiamento. Quindi posso anche piegare l'altro con le zampette allo stesso modo, lungo lo stesso modo. Pochi minuti sono riuscito a completarlo tutto. Ora ovviamente c'è la prova del 9 a vedere se funziona. Ora ovviamente sentite qualche rumore perché per arreggiare ho dovuto aprire la finestra per non respirarmi e opporre i fumi del solder, cioè dello stagno. Sempre meglio comunque non respirare. Allora, quindi provo appunto a fare la prova del 9. Io qua ho due vecchie pile a bottone, sono anche un po' scariche, però proviamo a vedere se funzionano lo stesso. Allora, in questo caso il più è la parte esterna che prende anche la corona, il meno è quella più piccola. Anche qua vanno rispettate le polarità, avendo dei diodi LED e anche dei. Accidenti, questa porta da fare un po', ecco. Vedo sia dei diodi LED che sono polarizzate, sia gli elettrolitici che anche loro hanno la polarità. E anche per il transistor, ovviamente, non è la stessa cosa, scambiare più o meno. Bene, ora è alimentato. Non mi rimane andare a prendere il mio jumper nello scatolino, le parti del mio toppettino e incrociare le dita. 3, 2, 1. Qualcosa fa. Vediamo un attimo di spegnere la luce. No, non funziona bene. Potrebbe essere anche che ha rotto qualcosa, ma c'è che non ho montato bene qualcosa. 3,3 volte, adesso con la tensione ci siamo. Andiamo a vedere poi anche la corrente. Si monta in questo modo la batteria, perfetto. Riproviamo contro la rovescia. 3, 2, 1. Buon Natale, funziona, guardate. Pensavo di no, dopo che non funzionava con la prima batteria. Bene, quindi sono 8 LED che si accendono 4-4 a zigzag perché sono stati montati così. Vediamo qual è il principio elettronico che sta dietro. Ci sono due o tre interessanti principi che si possono studiare in base a, cioè studiando questo circuito. C'è la tau, cioè RC, resistenza per condensatore, c'è il multivibratore stabile, che è questo tipo di circuito. C'è un qualcosa su questa resistenza che volevo dirvi anche in serie ai LED. Se proseguite il video vi spiego queste cose. Se invece vi interessa potete andare all'ultima parte con i saluti. Per spegnere si può semplicemente appunto togliere il jumper e lasciarlo qua per non perderlo appunto. Si può anche appiccicare allo specchietto della macchina e farlo andare mentre si viaggia. Tre, due, uno.
Buon Natale, funziona, guardate. Se il video vi è piaciuto mettete pollice in su, se vi piace il canale iscrivetevi e ricordatevi di cliccare sulla campanella per ottenere le notifiche. Ciao, al prossimo video.